MailUp oggi è un gruppo industriale, quindi è un aggregato di diverse società, tutte attive nel campo dell'email marketing e dell'SMS marketing, prevalentemente nell'Europa continentale e in alcuni mercati emergenti come il Sud America e poi anche l'Indonesia e i mercati asiatici. Il nostro modello di business si basa sulla vendita di canoni ricorrenti con cui il cliente, che è la piccola media impresa, paga per utilizzare le nostre piattaforme di invio email e di invio SMS. Questo è il modello di business. Per quanto riguarda la strategia della società, siamo nati come azienda di prodotto in quel di Cremona tanto tempo fa ormai, una decina di anni fa circa. Siamo cresciuti molto come azienda di prodotto e con i proventi dell'IPO adesso ci siamo strutturati e siamo diventati un piccolo gruppo multinazionale. Ad oggi aggreghiamo circa 18 milioni di euro di fatturato, buona parte all'estero, e puntiamo di crescere sia per crescita organica, come già stiamo facendo, che continuando ad aggregare operatori come noi in altre parti dell'Europa continentale e in alcuni mercati emergenti in cui ci interessa entrare. Ci sono diverse risposte a questa domanda. La prima risposta è probabilmente quella che viene più dalla pancia e dal cuore, cioè noi siamo ambiziosi, vogliamo fare bene, e di conseguenza ci poniamo anche dei traguardi importanti. Gli investitori che ci seguono ormai da un anno e mezzo, da quando ci siamo quotati, hanno avuto la possibilità di vedere che tutti gli obiettivi che avevamo dichiarato di voler raggiungere li abbiamo raggiunti, e li abbiamo raggiunti con largo anticipo. Quindi questa è la nostra forma mentis ed è una prima risposta alla sua domanda. Una seconda risposta alla sua domanda è legata al fatto che siamo cresciuti tantissimo in questo anno e mezzo. E probabilmente oggi rappresentiamo anche un'opportunità, diciamo, di azienda sconto sul mercato, nel senso che il mercato, nonostante il nostro sia un titolo particolarmente performante anche rispetto all'indice, non ci ha ancora riconosciuto, non ci ha ancora apprezzato quella che è la crescita che abbiamo fatto di fatturato e di marginalità. A ciò si aggiunge il fatto che siamo una società PMI innovativa che dà anche ai propri investitori la possibilità di avere agevolazioni fiscali qualora investissero su di noi e al completamento di questo iter di certificazione.